Per completare l'esercizio di prima, immaginiamo adesso invece che la massa m piccola sta sulla superficie ma non necessariamente all'equatore. Per esempio si trovi a una latitudine alfa. La latitudine è questo angolo che dall'equatore sale fino ad arrivare al polo a 90 gradi. La stella di neutroni ruota intorno a questo asse verticale e quindi nel sistema di riferimento non inerziale rotante la forza centrifuga ha questa direzione qua, quindi è orizzontale, in quanto spinge verso l'esterno questa massa che sta ruotando su questa circonferenza qua. È una circonferenza di raggio R minuscolo più corto di R, il raggio vero della stella. Qui è rappresentato lo stesso disegno ingrandito. Questo è il raggio della stella, o anche questo, R grande, ma invece questo è il raggio di rotazione, perché questo punto si trova a una certa latitudine alfa e quindi ruota su una circonferenza che ha un raggio minore di R grande. Questo raggio in particolare è R grande coseno di alfa, infatti si viene a formare questo triangolo rettangolo retto qua, e quindi questo cateto è il catete adiacente all'angolo alfa e si calcola ipotenusa, quindi R grande, per il coseno di alfa. Perciò questa forza centrifuga ha l'espressione mv alla seconda diviso r, dove stavolta r è il raggio di rotazione, è minore del raggio della stella. Per calcolare questa forza centrifuga si potrebbe anche procedere come prima, quindi calcolare v, la velocità, come 2π greco r diviso t, ma forse è più comodo utilizzare invece che la velocità lineare la velocità angolare omega, quindi v è omega r. Questa è la solita relazione che lega la velocità lineare alla velocità angolare, cioè di mezzo il raggio dell'orbita, raggio di rotazione che in questo caso è questo r minuscolo. Quindi eseguendo il quadrato e semplificando una r viene fuori questa espressione. Del resto già sapevamo che la forza centrifuga è la massa per l'accelerazione centrifuga e sappiamo che l'accelerazione centrifuga si può calcolare non solo v alla seconda diviso r ma omega alla seconda per r anche. Quindi è di nuovo questa formula, la massa per l'accelerazione centrifuga, omega al quadrato per r. Al posto di omega, la velocità angolare, scriviamo semplicemente 2π greco radianti diviso il periodo. Infatti la velocità angolare è quanto angolo descrive questo oggetto di massa m che sta in superficie a una certa latitudine alfa, quindi quanto angolo descrive 2π greco radianti, un angolo giro, in quanto tempo in un periodo. E poi al posto di r, il raggio di rotazione, ho scritto r, il raggio della stella per coseno di alfa, è questa relazione qua. Ora che abbiamo calcolato la nuova forza centrifuga che subisce un oggetto che si trova a una certa latitudine, vediamo che questa forza centrifuga è più debole di quella che agisce su un oggetto che si trova all'equatore. Infatti all'equatore il coseno di alfa è il coseno di 0 gradi, quando la latitudine è 0, e quindi questa forza centrifuga è più intensa, perché il coseno di 0 gradi fa 1. Del resto è logico che la forza centrifuga all'equatore è più intensa perché la velocità angolare è sempre la stessa sia all'equatore che alle altre latitudini, ma è maggiore il raggio della circonferenza, il raggio di rotazione all'equatore. Quindi a una certa latitudine la forza centrifuga è più debole, man mano che si sale di latitudine la forza centrifuga diventa sempre più debole, ma anche la forza di gravità si indebolisce all'aumentare della latitudine, perché la forza di gravità è rivolta sempre verso il centro della stella e vale l'espressione di Newton, gmm diviso la distanza fra il centro della stella e la superficie al quadrato, quindi il raggio della stella al quadrato, ma a noi interessa la sua componente orizzontale della forza di gravità, perché è quella che deve contrastare la forza centrifuga. E la componente orizzontale della forza di gravità è, come si vede, minore dell'intera forza di gravità, perché si tratta di questo cateto che è minore dell'ipotenusa in questo triangolo rettangolo. E di nuovo bisogna usare il coseno di alfa, perché alfa è la latitudine, questo angolo lo troviamo anche qui, angoli alterni interni, formati da due rette parallele tagliate da una trasversale. Allora la componente x della forza di gravità è la forza di gravità per il coseno di alfa, quindi è gmm su r2, forza di gravità da calcolarsi con il raggio della stella, per il coseno di alfa. E noi adesso vogliamo che questa
forza di gravità componente X sia uguale, almeno uguale, alla forza centrifuga che abbiamo calcolato prima. E quindi scriviamo la stessa condizione di prima, forza di gravità componente X almeno uguale alla forza centrifuga. Andiamo a sostituire alla forza di gravità componente X questa espressione, alla forza centrifuga quest'altra espressione che abbiamo calcolato prima. Molte cose si semplificano, naturalmente si semplifica la massa dell'oggetto in superficie, quella sappiamo che non conta mai niente, la massa dell'oggetto che ruota, cioè dell'oggetto in orbita. Si semplifica anche il coseno della latitudine e alla fine il calcolo per trovare la massa minima che deve avere la stella di neutroni ci porta allo stesso risultato di prima. Quindi questo vuol dire che il calcolo della massa minima della stella di neutroni affinché non perda gli strati esterni, questo calcolo è indipendente, è indifferente rispetto al fatto di considerare oggetti all'equatore oppure oggetti ad altre latitudini sulla superficie della stella, cioè la latitudine non conta niente, sempre quella massa, cioè questa, una volta e mezzo la massa della Terra, è richiesta affinché la stella non perda gli strati esterni a qualunque latitudine oppure non perda oggetti che si trovano sulla sua superficie a qualunque latitudine.